Buonasera e bentornati alla seconda stagione di Professione Astrofisico. È bello essere di nuovo qui insieme a tutti voi. Che dire, ricominciamo questa stagione con un grande e molto gradito ritorno. Insomma, è un ospite, insomma, che non ha bisogno di tante presentazioni. Ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro, L'Alfabeto della Natura, edizione Rizzoli, su cui insomma, si incentrerà la discussione di questa sera. Sto parlando appunto di un professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Trento, dove si occupa di ricerche di fisica spaziale, astroparticellare, e anche insomma del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018. Sto parlando appunto di Roberto Badiston, che invito qui adesso ad essere presente. Eccolo qui di nuovo. Ciao Roberto e Ciao bentornato. Alberto, grazie a voi e a tutti quanti gli amici di Passione Astronomia. Insomma, non c'è due senza tre, magari non c'è tre senza quattro, vediamo. Vediamo, i libri Vediamo. hanno inizio ma non hanno mai una fine, quindi diciamo chi lo sa. Esattamente, questa cosa ci piace molto. Allora, innanzitutto, congratulazioni per questo nuovo libro, insomma. Devo dire che ho speso l'ultimo mese a leggermelo. Ogni pagina è, come dire, densa, densa e ricca, densa di significato e di cose nuove che ho imparato, devo essere sincero. Un libro, insomma, che ricordiamo, L'Alfabeto della Natura, e la cui idea ti è nata durante la recente pandemia di Covid-19. Ecco, tu scrivi, de descrivi, ne parli nelle ultime pagine di come è nata questa idea. Ecco, ci spiego un po' di preciso in cosa di quel periodo ti ha spinto a scrivere, a dare vita a questo progetto. Guarda, è molto semplice. Gente come noi che fa di mestiere lo scienziato è curiosa, no? Cerca di capire, di farsi una ragione delle cose usando gli strumenti che poi sono sempre gli stessi, potenti strumenti che Galileo ci ha dato della scienza sperimentale basata su ipotesi, verifiche, con analisi del linguaggio della natura, che sono i numeri, le leggi. Però durante la pandemia mi sono trovato a non capire assolutamente niente di quello che mi veniva raccontato dai media, la sera, dei numeri del Covid, i morti, l'RT. Mi sono incuriosito, sono cercato di capire come funzionava e allora ho capito perché non capivo. Non capivo cosa stavano raccontandomi i vari sorgenti di informazioni, diciamo, mass mediatica, sostanzialmente perché non sapevano loro di cosa stavano parlando. Cioè, la società nel suo insieme, partendo da coloro che dovrebbero di mestiere fare le spiegazioni dei fenomeni che molto spesso hanno delle basi scientifiche, non sono stati preparati, non hanno una mentalità razionale, rigorosa, non sanno nulla di matematica, non sanno cos'è una derivata e quindi quello che raccontano a macchinetta poi ripetizione è un'informazione che tipicamente confonde le idee. Poi, se te sei una persona che di mestiere vuole avere le idee chiare, no? Perché altrimenti non capisci l'oggetto del suo studio, magari ti metti a studiare, a capire, a ragionare, chiami qualcuno, prendi un libro, studi le sorgenti. Ma molto spesso le persone fanno mille altre cose, non è che possono spendere il loro tempo a studiare i modelli epidemiologici e quindi gli rimane una sostanziale confusione. O non, un'informazione che respingono in quanto sgradita, incomprensibile. E questa è stata una situazione molto evidente nel momento del Covid. Una società intera, anzi, molte società in tutto il mondo che hanno avuto a che fare come un grande esame collettivo, no? In cui tutti siamo stati posti di fronte a cosa fare di fronte a certe situazioni, come gestire certe restrizioni. Come gestire la malattia o addirittura talvolta la scomparsa di persone care. E tutto questo ciascuno diciamo, si è arrangiato come ha potuto, ma era evidente che c'era una situazione di grande confusione e difficoltà di gestione. Se non fosse arrivato il vaccino, altro prodotto del processo scientifico, e l'industria, fondamentale strumento per trasformare un vaccino in miliardi di vaccini, e avremmo pagato un prezzo molto, ma molto più alto, perché non siamo tutti come i cinesi che possono chiudere 60 milioni di persone per un mese, un giorno sì e un giorno no.
nei processi, nel mondo delle democrazie occidentali, il processo di, diciamo, di gestione della pandemia e dei limiti è molto più complicato. È talmente più complicato che talvolta si confonde la libertà individuale con i processi di contenimento del contagio, che sono due cose che non si parlano. Se vai all'ospedale, ti mettono in un letto, ti fanno l'operazione, ti sedano perché devono fare delle cose che sono medicalmente importanti e in quell'intervallo tu per un certo periodo di tempo la libertà te la sogni. Lo stesso con il vaccino, solo che siccome si trattava di comportamento di persone adulte, diciamo per lo più sane, ma che erano bloccate, limitate nei movimenti, o addirittura c'era un vaccino che gli veniva proposto in modo molto insistente per ovvi motivi medici, è successo un po' di tutto, fino alla negazione, fino alle attività violentemente di contrasto a un'attività di vaccino. Quindi questa situazione in cui una società che vive di scienza e tecnologia, noi non saremmo qui a parlare io e te a distanza di 3.000 chilometri se non fossimo in modo semplicissimo in 448, se non ci fosse una gigantesca rete di comunicazioni, tecnologie, computer, radio, così. Quindi noi viviamo tutti i giorni di questo, manco ce ne rendiamo più conto. Se poi ci voltiamo un attimo, vediamo che esistono interi continenti senza questo tipo di infrastrutture, ma per noi è ormai la cosa normale, quindi viviamo di scienza e tecnologia. Ma quando la scienza ci attraversa la strada o la tecnologia ci obbliga a pensare in termini scientifici, ci troviamo nudi come un pulcino in plume, cioè non sappiamo cosa fare. E di fronte a questo tipo di situazione non abbiamo spesso l'aiuto di una comunicazione efficace e ci adattiamo a comportamenti primordiali, no? Noi siamo, non dimentichiamoci mai che la scienza che ci è arrivata nella forma compiuta moderna da Galileo e chi l'ha seguito, non è qualcosa che è data di migliaia o di centinaia di migliaia di anni fa. Noi siamo figli della savana, scendiamo con le scimmie dagli alberi, cacciamo nella savana per centinaia di migliaia di anni, ci evolviamo lentamente al freddo nelle grotte delle ultime glaciazioni, non abbiamo intuito del processo scientifico sperimentale. È una cosa recentissima, ce lo devono insegnare a scuola, non nasciamo imparati. Galileo stesso, no, che era un grande genio, ci ha messo un po' di tempo per formulare questa sua visione del mondo, si è beccato anche una scomunica o due, quindi cioè, era una situazione complicata e non può ciascuno di noi ripetere quel percorso. A noi, per fortuna, certe cose ci arrivano tramite la scuola, la formazione, i libri, l'educazione, e alcuni di noi hanno questa, diciamo, opportunità, fortuna, volontà di trasformare questo tipo di approccio in un mestiere. Ma siamo una frazione limitatissima. La società nel suo insieme non fa quasi mai un percorso così complesso, e quindi quando la scienza ci attraversa la strada con delle richieste forti, vale anche per il cambiamento climatico, cambia per i rapporti, vale anche per i rapporti con l'intelligenza artificiale, con le tecnologie iperfuturibili che stanno completamente rovesciando come un guanto la società nei suoi rapporti, diciamo, interpersonali. E abbiamo una poca capacità di affrontare in modo razionale, rigoroso, scientifico, processi che sono scientifici. Ma infatti nel libro tu fai un paio di punti, cioè il primo punto che fai appunto è questo che hai menzionato poc'anzi. Viviamo in un mondo dominato dalla scienza e tecnologia e numero uno abbiamo delle serie difficoltà a ragionare in termini scientifici, ma ancora più di base, insomma, fai un altro punto che abbiamo difficoltà, insomma, ci sono difficoltà evidenti anche a distinguere in generale fatti e opinioni. Sembra un problema che va proprio quasi alla radice. Infatti, adesso provo a condividere lo schermo. Tu, insomma, nel libro fai appunto vedere e commenti un grafico che, come dire, è molto significativo, se vogliamo. Adesso vediamo se riesco a faccio un taglio screen. Si vede? Sì,
Ora Perfetto. è piccolino, ma insomma lo possiamo descrivere. Cioè Ah, sono, ok, perfetto. sì, perché non so fino a che punto, però in orizzontale abbiamo la percentuale, adesso mi ricordo in che assi sono, la percentuale di studenti che sono stati istruiti a identificare e separare fatti da opinioni, quindi Sì, orizzontale qua. Esatto. da 0 a 100%, dal 30 al 90%. E sull'asse verticale sono la frazione, la probabilità che gli studenti sottoposti a un quiz, a un test in cui devono separare fatti da opinioni, siano in grado di separare fatti da opinioni. Quindi è un test, da una parte l'educazione, la formazione A, e dall'altra parte la verifica che questa formazione, educazione A, porti i suoi risultati. Vediamo che tutti i puntini rappresentano i paesi del mondo e c'è una sorta di correlazione, chiaramente non rigorosa, ma abbastanza buona, che meno formazione in basso a sinistra do agli studenti, meno è la capacità in percentuale di risolvere fatti d'opinione. In alto a destra, più do formazione, più sono in grado di separare fatti d'opinione. I numeri sono abbastanza interessanti perché vanno da valori intorno al 20-30% in capacità di separare fatti da opinioni di paesi, inclusa l'Italia, la Francia e la Germania, che sono nel quadrante in basso a sinistra, verso poi quelli che stanno nel quadrante in alto a destra, che ci sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri paesi, l'Australia. Allora, cosa vuol dire questo? Intanto che per separare fatti da opinioni occorre avere una formazione, un'educazione, tipicamente a scuola o in altri contesti di formazione. Secondo, è curioso che i sistemi anglosassoni stanno in alto a destra, sono più, direbbe dire, più pragmatici, più orientati a separare fatti da opinioni. Pensiamo alla stampa anglosassone, come è fortemente determinata nel separare i fatti dalle interpretazioni e le opinioni sui fatti stessi. Pensiamo alla nostra stampa italiana, in cui sono tutte quante le cose mescolate. C'è una fatica enorme nel separare le due cose, quasi mai vengono chiaramente separate gli editoriali di opinione dagli elementi fattuali. Bene, questo si verifica sul fatto che questi paesi hanno avuto minore formazione e minore capacità. Altri hanno avuto più formazione e più capacità. Notate bene che il sistema educativo americano e inglese non spiccano per qualità assoluta, anzi, molto spesso sono specialmente nelle parti più basse dell'età formativa, sono criticati come non particolarmente efficaci. Però su questo punto specifico, che è fondamentale per la democrazia, perché se uno non separa fatti da opinione, è influenzabile, non capisce, non sa prendere decisioni in modo critico e autonomo e in ultima analisi non è un buon cittadino democratico perché non riesce a districarsi nella complessità delle argomentazioni dove si mescolano fatti e opinione. Bene, questo è un grafico che fa riflettere perché probabilmente contiene mette in evidenza uno dei problemi della nostra società molto complessa, molto, diciamo, chiamata periodicamente a decidere democraticamente su chi eleggere e sui messaggi che chi vuole essere eletto passa a coloro che prendono le decisioni di votare. E se non c'è questa capacità nel distinguere fatti e opinioni, si beve qualsiasi cosa che colpisca la pancia più che il cervello. Sì, no, scusa, un attimo che ho fatto un errore, eccomi qua. Hai menzionato appunto, pensi anche che, insomma, hai menzionato appunto la stampa inglese, anche i media inglesi in cui si vede questa differenza, pensi che ci sia anche una differenza a livello di sistema di istruzione, sistema scolastico tra i due paesi, secondo la tua esperienza? Io, guarda, non ho esperienza diretta del sistema anglosassone. I miei figli sono stati un periodo in America, sono stati forse un anno nelle scuole elementari o medie e ho percepito che era molto diversa. Non saprei fare un confronto a livello delle scuole superiori o diciamo primarie. Mi è già più facile fare un confronto a livello universitario. Il nostro modo di insegnare universitario è piuttosto nozionistico. Per carità, insegniamo anche
i percorsi anche a risolvere i problemi, non è che non lo facciamo, ma intanto la lezione frontale è lezione frontale, punto. Poi c'erano anche le esercitazioni, ma la lezione frontale è dominante sullo scenario dell'educazione universitaria in Italia, mentre tu che conosci l'Inghilterra converrai con me che l'interazione fra il docente e gli studenti è molto più dinamica nei sistemi anglosassoni, sono meno lezioni di cattedra rispetto alle domande, ai problemi da risolvere, agli stimoli interattivi fra il docente e gli studenti, tra gli studenti, cioè c'è molta più stimolo al problem solving legato all'aspetto tematico e specifico della scienza che gli sta insegnando. E secondo me questo, diciamo, è importante ed è gli aiuta poi a diventare un ricercatore capace, più che avere un'educazione che ti fa più, che ti sviluppa una capacità di analisi e di risoluzione dei problemi che è un po' più fine a se stessa, che non nasce dalla necessità di affrontare una questione, ma che nasce dalla necessità di passare l'esame avendo capito alcune cose presenti nei capitoli del libro. Mentre chiunque faccia scienza in particolare sa che lo stimolo che ti porta a curiosare, a capire le cose, si accompagna con una iniziativa nel mettere assieme gli strumenti per risolvere, cioè è come accendere il fuoco, risolvere un problema scientifico, ti arrangi con quello che c'hai, ci ragioni, ci provi, ti confronti, è un processo euristico, certo che devi anche avere accesso al bagaglio scientifico e culturale di chi ti ha preceduto, ma quelli sono strumenti di una modalità operativa, diciamo la galileiana, che non ti viene insegnata con la lezione frontale, ti viene casomai dai laboratori, da esperienze personali, da provare e riprovare sbattendo la testa quando un pendolo non oscilla come deve, e cose di questo genere. Io credo che su questo ci sarebbero degli interessanti approfondimenti da fare, credo che ci sia un valore molto forte del sistema formativo di alto livello anglosassone. Ecco, non ho mai fatto i confronti one to one, noi abbiamo degli ottimi ricercatori anche in Italia, per carità, però ecco, se mai avessi la possibilità, mi piacerebbe confrontare in modo più sistematico due approcci che sono molto diversi. Sì, assolutamente interessante. E appunto, dal problema di saper distinguere fatti e opinioni, come dire, cioè di base, si passa poi nella seconda parte del tuo libro appunto alla capacità di leggere il mondo con la scienza, no? Che è in qualche modo lo step successivo, ecco. E insomma lì illustri un po' il modo in cui noi ogni giorno, chi fa di mestiere il ricercatore, legge la scienza, legge il mondo con la scienza, avvalendosi ad esempio di strumenti che, insomma, di cui qualche decennio fa ci sognavamo. Uno di questi, ad esempio, sono delle sofisticatissime simulazioni numeriche. Ecco, condivido lo schermo e ne faccio vedere una che è molto significativa, insomma, perché va ad agganciarsi con una delle sfide che tu, insomma, identifichi come cruciale, importante per la nostra epoca e quelle future. Adesso vediamo qua. Ed è questa qua. Questa è una bellissima animazione della NASA che mostra in blu dove si va, nei colori che vanno dal rosso al blu, dove si va a concentrare l'anidride carbonica emessa dalla superficie della Terra, che poi si muove e si mescola fino ad andare in atmosfera a varie altezze. Il rosso rappresenta un eccesso di anidride carbonica rispetto al riferimento medio, che è circa 3 parti per 10.000, e le zone di colore più freddo rappresentano zone di minore concentrazione rispetto al valore di riferimento, che, ripeto, è 3 parti per 10.000. L'atmosfera, un piccolo ripasso, cioè è sostanzialmente azoto, quasi 80%. Non serve a nulla a noi esseri umani che respiriamo,
ossigeno, che è circa il 20%, credo, questi due gas assieme fanno quasi il 100%. Poi c'è argon, una frazione di per cento, poi c'è vaporacqueo, frazione del per cento, e poi il quinto elemento è la CO2, a livello di tre parti per 10.000 negli ultimi 10.000 anni. È rimasta lì ferma, con delle piccolissime oscillazioni, a tre parti per 10.000, che è un numero piccolo, tre parti per 10.000, ma è quello che ci serve per evitare che la Terra si trasformi in una palla di ghiaccio. Cioè a noi serve un po' di effetto serra per far sì che la temperatura si stabilizzi intorno a questi famosi 15 gradi centigradi medi, a cui noi siamo bellamente abituati da quasi 11.000 anni, va bene? Ora, in quell'animazione si vede che rispetto a questo valore medio, a nord d'inverno viene emessa moltissima CO2. Cosa sono? I fossili che bruciamo per scaldarci, l'industria, i trasporti e quant'altro. A sud del mondo ce n'è molta di meno. E poi se uno guarda con un po' di pazienza, non la devi rimandare, ma si trova facilmente in rete, ci sono alcune parti del mondo, come la foresta amazzonica, che in quell'animazione che viene fatta con un battito di tempo giorno e notte di ogni giorno che passa, c'è una sorta di cosa che pulsa, è il polmone del mondo, è la foresta amazzonica, ce n'è un pezzo anche in Africa, cioè nelle zone verdi, che di giorno assorbe CO2, quindi porta verso l'azzurro quell'eccesso che c'è, e di notte sta ferma perché mancando i raggi solari le piante non possono fare la sintesi clorofilliana, che è quella che assorbe la CO2, d'accordo? E quindi uno ha la percezione che rispetto all'immensità dell'emissione rossa dovuta ai fossili che vengono bruciati in un'intensità enorme dalla società contemporanea, c'è questa foresta vivente, l'unica che abbiamo, l'insieme delle foreste sul nostro pianeta, che cerca di riassorbirne. Ma come fa un'unica foresta vivente a controbilanciare l'effetto del bruciare centinaia di foreste in modo contemporaneo? Perché quello che noi stiamo facendo oggi, con l'utilizzo intensissimo dei fossili, nient'altro non è altro che prendere foreste del passato e bruciarle a un ritmo che è 10-100 volte più alto dell'unica foresta del presente. Messa così, e lo capiamo bene guardando quell'animazione, ci balza all'occhio questa cosa, e quando noi pensiamo che dobbiamo piantare alberi, no? Non dobbiamo disboscare. Non dobbiamo disboscare per ovvi motivi, perché la foresta è è il serbatoio della varietà delle specie, è un equilibratore del clima, una raccolta di acqua. Le foreste non devono essere danneggiate perché l'intero clima ne risente. Ma non è piantando un milione di alberi, ma neanche un miliardo di alberi, che riusciamo a ribilanciare l'emissione intensissima di CO2 con l'assorbimento di un sistema foresta, di un sistema di piante che la natura ha sviluppato per avere una relativamente bassa efficienza nella raccattura della CO2. Le foreste crescono lentamente, sono piante secolari molto spesso che raccolgono la CO2 nei loro tronchi, ma a un ritmo caratteristico della natura. Chi sta mettendo CO2 nell'atmosfera è l'industria, che non è la natura, è un processo artificiale iperefficiente che è gestito per servire miliardi di persone. Le foreste sono pensate dalla natura per fare ben altro. Questo lo dico perché è una nozione che sfugge. Talvolta si pensa: ho piantato 100 alberi, ho salvato il mondo. Non è così. Per salvare il mondo si può fare, il mio libro finisce con le parole si può fare, ma gli strumenti sono altri e la scienza ci aiuta per metterli a fuoco, quelli giusti e non quelli che ci ispirano, ma che non sono quelli necessariamente giusti. Tanto questa simulazione si può trovare, appunto, come ha detto il professore, online, a questo link che lo trovate nei commenti. È una simulazione tramite supercomputer della NASA, pubblicata nel dicembre 2016 sul sito nasa.gov, la potete trovare, e lì pubblica, e fate vedere proprio queste, sapendo dove andare a guardare, come abbiamo discusso adesso, potete ritrovare tutte queste
tutti questi messaggi, informazioni nascoste nel video, appunto, da dove parte l'anidride carbonica, dove viene assorbito il ruolo delle foreste, appunto, con questo cuore pulsante che sono detto, ma e tanto vogliamo, per essere anche più precisi, questa simulazione che vedete, correggimi se sbaglio, Roberto, è in qualche modo è stata calibrata anche da dati proprio osservativi, sia dallo spazio che dalla Terra. Non è proprio un'assunzione teorica, pure, è proprio è una calibrazione basata su dati osservativi. Comunque, e più tempo passa, più sono precise queste simulazioni, perché i supercomputer usati per fare queste simulazioni usano dati sempre più precisi. Adesso abbiamo dei satelliti che osservano il carbonio, l'anidride carbonica dall'alto, e quindi sono molto accurati nel dire dove viene e dove si sposta. Una cosa che per esempio occorre sapere, che non ce lo dice mai nessuno, molto spesso ci raccontano tante cose, ma uno scienziato che ascolta il racconto trova che mancano dei pezzi, no? Come con gli alberi, che ci accorge guardando i dati che non possono essere la soluzione, non devono essere distrutti gli alberi, è fondamentale che ci siano, ma non possono rappresentare la soluzione. Per esempio, il fatto che la CO2, una volta che entra in atmosfera, non torna più giù, perché è un gas, come l'azoto, come l'ossigeno, sta tranquillamente nell'aria. È un gas leggero come gli altri, non è un gas, non è una particella di polvere sottile che dopo una pioggia viene giù. La CO2 messa nell'aria se ne sta lì per decenni, a meno che qualche cosa non la tiri giù. Chi di solito? Le piante, ma con i tempi propri delle piante, date la superficie, date la quantità, altrimenti se ne sta bellamente in aria. Questo apre un capitolo drammaticamente importante di una storia che non ci raccontano mai giusta, è che avendo noi in un secolo e mezzo messo rispetto a tre parti per 10.000 che preesistevano da 10.000 anni almeno, un'ulteriore parte per 10.000, andando quindi a quattro parti per 10.000, è questa parte per 10.000 che sta spostando il clima, lo sta facendo puntare a un nuovo equilibrio che è un po' più caldo. Più quanto? Un grado e mezzo, a seconda di quanto continuiamo 2 gradi a mettere CO2, più ne mettiamo, più l'equilibrio si sposta a valori più alti, va bene? Allora, supponiamo con la bacchetta magica che riusciamo a fare quello che si chiama net zero, cioè che da adesso agli anni 2050-2060 facciamo un'economia modificata che non immette più CO2 in modo netto nell'atmosfera, cioè ne mette un po' ma ne tira giù dell'altro, alla fine rimane pari. Mettiamo che si faccia questo nel 2060, che è uno sforzo enorme. Vuol dire che rispetto al 4 parti per 10.000 di oggi, siccome oggi mettiamo nell'atmosfera 50 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno, 50 miliardi quest'anno, l'anno prossimo 48, poi l'anno prossimo 46, poi 31, poi 20, fra 30 anni, fra 40 anni, zero. Ma fate un po' l'integrale di questo triangolo che scende e vedrete che lì c'è un'altra parte per 10.000, o forse una, due parti per 10.000 che si aggiungeranno nel 2000, saranno aggiunte nel 2060, perché quella attuale non torna giù. E allora, supponiamo che siamo bravissimi nel 2060 di aver raggiunto più 2, che oggi è tantissimo, ma qualcuno dice che forse è inevitabile. Il problema, sapete qual è? Che quel più 2 rimarrà più 2, ammesso che sia il tetto, per secoli. Finché non tiriamo giù la CO2 dall'atmosfera, la temperatura starà all'equilibrio caratteristico delle parti per 10.000 di CO2 che ci stanno nell'atmosfera. E se ce ne sono 5 o 6, la temperatura starà a 2 o 3 gradi, bisogna fare il calcolo giusto, ma sarà ben più alta. E non torna giù, cioè l'obiettivo non può essere il net zero 2060, perché è l'unica cosa realistica, anche se difficilissima, che possiamo fare. Non basta! Perché condanniamo le future generazioni a una condizione ambientale insostenibile, con emigrazioni, perdite di terre, mari che si alzano e tutto quello che vi potete immaginare. Quindi questo tipo di ragionamento, che uno scienziato ci mette 5 minuti a metterlo a fuoco, basta discuterne, quello che vi ho detto mi sembra abbastanza convincente, sapete perché non ci viene detto? È perché tirare giù la CO2 dall'aria si può fare, ma costa moltissima energia, molta energia, costa molto caro ai prezzi dell'energia di oggi.
per cui non è conveniente, e non essendo conveniente è impossibile da attivare in quantità adeguata, e quindi lo si spazzola sotto il tappeto. Ogni tanto, se avete l'occhio attento, qualche IPCC lo cita come una cosa da fare, ma si fanno degli impianti un po' ridicoli, non come tecnologia, ma come dimensioni, perché si sa che si può investire in un prototipo, ma non si può fare la catena industriale. Ma questo è importante realizzarlo, è altrettanto essenziale quanto passare all'energia rinnovabile dai fossili. È altrettanto importante di inventare sistemi efficaci di accumulo per energia elettrica che possono compensare le variabilità del fotovoltaico e dell'eolico. È la soluzione, macroscopicamente parlando, sta su tre gambe, come ogni buon tavolino che si rispetti: passare dai fossili alle rinnovabili, e su questo siamo messi molto abbastanza bene, perché oggi le rinnovabili costano nettamente di meno del petrolio, del gas, del carbone, del nucleare, e quindi non andare sulle rinnovabili vuol dire avere soldi da buttare dalla finestra. La seconda gamba del tavolino è: dobbiamo però accompagnare la transizione sulle rinnovabili da sistemi di accumulo capaci di gestire gigawattora di potenza di energia accumulata, altrimenti le città di notte non le possiamo alimentare, quando c'è brutto tempo e manca il vento non possiamo fornire energia. Quindi ci sono delle cose che già si fanno con le batterie, ma bisogna fare di più con tecnologie che ci sono, che stanno venendo sviluppate, ma che devono essere più efficaci. E poi c'è il terzo punto del treppiede per stare in piedi: togliere da subito, iniziare subito a togliere la CO2 dall'aria, e ne parliamo dopo magari, ma tutto questo si può fare, perché da pochi anni, da neanche un decennio, il costo dell'energia rinnovabile è più basso delle altre, e la grande notizia è che sta discendendo esponenzialmente, lo farà ancora per almeno 7-8 anni, e ci stiamo, incredibile, sembra che sia una battuta provocatoria, ma se uno estrapola quell'andamento, tra 5-6 anni, una centrale solare di grandi dimensioni, quindi è un processo industriale, non il tetto di casa, non basta quello, ma una centrale di grandi dimensioni, potrà produrre energia a un costo che, fatto l'investimento, sostanzialmente sarà trascurabile. Energia gratis, o a prezzi bassissimi, dominati dalla rete di distribuzione e di accumulo, ma non più dall'oggetto, dal petrolio, dal gas, dal carbone. A quel punto, se quando saremo in quelle condizioni, che non sono lontanissime se ci muoviamo in modo coerente, il mercato lo sta già facendo questo in modo sostanziale, con un'energia di bassissimo costo si possono fare alcune cose fantastiche. Per esempio, dissalare l'acqua marina per irrigare le zone costiere dell'Africa e farci tornare gli agricoltori. Costa molta energia, sì, però si possono fare andare avanti i campi. Se l'energia non costa nulla perché viene dal sole quasi gratis, ci si fanno le dissalazioni. Si potrà fare la famosa economia d'idrogeno, perché si potrà fare idrogeno e ossigeno dall'acqua, cosa costosa e non conveniente oggi, e usare l'idrogeno per gli aeroplani, piuttosto che certi camion molto pesanti o le navi di alto mare. E si potrà, con l'energia che costa pochissimo, tirar giù la CO2 dall'aria. Cioè questo scenario, che sembra incredibile raccontato così, ma ci si sta arrivando. Oggi i fondi di investimento investono in campi solari ed eolici, e non investono praticamente più in campi petroliferi o in forme o in giacimenti carboniferi, perché non conviene più. Sì. Tra l'altro, mi sono reso conto adesso che avevo messo nei commenti il link al libro, non l'ho messo proprio in sovraimpressione, lo faccio adesso. Il libro del professor Battiston lo trovate appunto in tutte le librerie online. Prima ho messo nei commenti, adesso lo metto anche in sovraimpressione, vedete. L'alfabeto della natura, qua il link è diretto a Amazon o in qualunque libreria, se volete sostenere giustamente la vostra libreria locale.
Tutti questi temi di cui stiamo parlando adesso sono trattati in dettaglio, appunto. Questo libro è uscito a settembre, no? Se non sbaglio, se non ricordo male. A metà settembre, sì, è uscito a metà settembre, insomma, quindi due mesi e mezzo, ancora, come dire, fresco, relativamente fresco di uscita, quindi mi raccomando, è qualcosa, insomma, che ho avuto il piacere di leggere e ne sono uscito veramente arricchito, ho imparato molto, per dire sì, come al solito, tra l'altro. Poi c'è un'altra cosa, abbiamo incominciato quindi a parlare, appunto, a entrare un po' in quello che è quello che tu rendi un po' il nocciolo, no, del problema del libro, ovvero la questione, la sfida climatica. Tra le altre cose, tra le varie cose che si imparano, si apprende anche che, insomma, tu sei un giocatore di scacchi appassionato da tanto tempo, questo è lampante, viene fuori, è la tua passione, che usi anche per... come dire, per formulare delle metafore molto calzanti. Ad esempio, una delle tante è il tuo paragonare la sfida climatica a una partita di scacchi. Ecco, ce la spiego un po' meglio, chi sono i giocatori in questa partita e come sono, che tipo di... dici un po'. Allora, innanzitutto un pezzo del racconto, no, del racconto climatico, che è un problema che naturalmente è molto grave, è presente da tempo, persone con diverse sensibilità si sono attivate in tempi anche lontani, però è nata spesso e volentieri una tesi di dobbiamo salvare il pianeta. Non è vero. Dobbiamo salvare noi stessi su questa versione di pianeta che da 10.000 anni ci calza alla perfezione. Cioè noi, gli ominidi sono nati 2 milioni di anni fa in condizioni terrificanti, caldo e la savana, poi sono nate le glaciazioni, poi sono evoluti nell'uomo di Neanderthal e poi il Cro-Magnon e poi l'uomo sapiens, faceva un freddo bestia, si stava sempre nelle grotte a scaldarsi, a evitare la tigre e le zanne lunghe, poi finalmente arriva il fuoco, insomma una vita veramente pesantissima, però dagli e dagli ci siamo sviluppati e siamo poi arrivati, senza che noi facessimo niente di particolare, all'ultima glaciazione e ne siamo usciti con questa temperatura media intorno ai 15 gradi centigradi, 11.000 anni che va avanti in questo modo, con oscillazioni di mezzo grado al più. Ogni volta che oscilla mezzo grado abbiamo avuto siccità, problemi di agricoltura molto seri, qualche volta in meno glaciazioni, ma robetta rispetto a quello che è successo nelle centinaia di migliaia di anni precedentemente. In questi 11.000 anni, anzi, negli ultimi 6.000, che cosa è successo? Tutte le civilizzazioni, nessuna esclusa, sono nate negli ultimi 6-7.000 anni. Andiamo indietro alle elementari e alle medie, i Sumeri e i Fenici e gli Egizi. Prima di 6-7 mila anni fa non c'è quasi niente, nel senso l'uomo c'era, ma in forma tribale, in forma elementare, nulla di paragonabile. Perché si è potuto fare questo? Perché quelle tre parti per 10.000, di CO2, l'atmosfera, sono rimaste lì tranquille e ferme e il clima è rimasto sostanzialmente fermo. Abbiamo riempito tutte le zone abitabili di questo mondo, chiaramente non i deserti, non i ghiacci, se non in modo veramente trascurabile, e per noi questo è il pianeta, questo è la natura, questo è il posto in cui viviamo bene. Basta spostare questa temperatura di un grado e subito nascono grossi problemi. Ma per il pianeta stare a 15 gradi centigradi, a 16, 17, 22 o 18 o 10, cosa cambia? Si cambiano le specie, cambiano le piante, cambiano tutti, ci toglie dai piedi questo rompistraccatole della specie umana, ma va bene lo stesso. Sapete il pianeta quante volte ha cambiato la temperatura di più 14 gradi, di meno 5 gradi, palla di ghiaccio, oceani alti 200 metri? L'ha fatto parecchie volte negli ultimi 500 milioni di anni. Che gli costa farlo un'altra volta nei prossimi 100.000 anni? È banale. Siamo noi che dobbiamo tenercelo così, perché altrimenti paghiamo uno scotto troppo caro, in quanto siamo fatti su questo stampino, stiamo bene in questo ambiente. Quindi
non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi in questo pianeta che ci calza abbastanza alla perfezione. Questo è un punto che è importante sottolineare. Secondo, ma questi cambiamenti climatici, di cui poi ovviamente siamo noi colpevoli tramite il successo straordinario della rivoluzione industriale dei fossili, perché sta lì il punto fondamentale, è una punizione che ci viene addosso, c'è una natura cattiva che ci vuole punire perché abbiamo fatto qualcosa di male, ma neanche per sogno. La nostra interfaccia verso la realtà che ci circonda, io la paragono a un ragioniere, un essere un po' grigio che fa di conto, ma lo fa molto preciso e tiene conto anche dei decimali. Ogni volta che noi facciamo qualcosa che scalda, che mette più CO2 e aumenta la temperatura, lui tiene di conto. Ogni volta che facciamo qualcosa che va nel senso giusto, tiene di conto. Quando inquiniamo tiene di conto, quando ripuliamo tiene di conto. Non c'è né più né meno. È uno specchio delle nostre azioni, mediato tramite le leggi della scienza, della fisica, della chimica e via dicendo. Quindi, se noi dobbiamo paragonare lo sforzo che l'umanità sta facendo, lo sta facendo in modo abbastanza confuso nei confronti dei cambiamenti climatici, siamo noi contro noi stessi, o meglio, noi contro una versione di noi stessi riflessa dalle leggi della natura che ci circonda. E dall'altra parte del tavolo c'è uno specchio freddo, implacabile, un ragioniere che tiene conto, non ce l'ha con noi, non ci vuole distruggere, semplicemente applica le regolette che gli hanno insegnato quando l'hanno mandato a scuola di scacchi. D'altra parte qua ci siamo noi esseri umani, rumorosi, casinisti, incerti, con la memoria corta, che abbiamo imparato solamente in parte la lezione di Galileo, che cambiamo governo ogni 5 minuti, ma anche creativi, ma anche capaci di creare la società moderna, le invenzioni più strepitose, andare sulla Luna e puntare a Marte. Siamo tutto e il contrario di tutto, e sediamo in modo cacofonico dalla parte della scacchiera e stiamo giocando delle partite in cui fino adesso le stiamo prendendo in modo sonoro, perché ci facciamo del male da soli. Ma il giorno che ci mettessimo a fare le cose giuste, dall'altra parte non abbiamo un terribile giocatore di scacchi, grande maestro internazionale con 57 stelle. Abbiamo semplicemente delle leggi piuttosto semplici che si possono utilizzare anche per correggere il tiro. E quindi dobbiamo imparare le regole e a usarle in modo coerente, in modo che siano operative per qualche decina di anni. In fondo il patatrac l'abbiamo costruito in un secolo e mezzo, non sapendo molte cose di quello che stavamo facendo. Non è che il signor Watt, quando ha iniziato a buttare carbone nella pentola a pressione per far andare la macchina a vapore, diciamo, era un malefico, stregone, che calcolava che dopo un secolo e mezzo avrebbe mandato in tilt, diciamo, ma figuriamoci, Londra della rivoluzione industriale era nera di fumo di carbone, la gente moriva di asma, non si erano posti il problema della CO2 nell'aria, lì si moriva di particolato di carbone, non si vedeva da una parte all'altra della strada durante alcune fasi della rivoluzione industriale. Ci sono voluti veramente decenni e decenni, sono gli anni 60 e 70 che mettono in evidenza per la prima volta questa piccolo e infinitesimo fenomeno dell'aumento della CO2. E tenete presente che c'è stato anche uno scontro violentissimo fra, specialmente negli Stati Uniti, dove gli interessi sono sempre molto chiari, espliciti, e contemporaneamente la scienza è molto tosta e outspoken, è il giusto. Si sono scontrati gli scienziati del clima, per lo più fisici, che incominciavano a ragionare su queste cose in modo rigoroso, e altri scienziati pagati dalle lobby del petrolio per demolire individualmente le principali figure che stavano incominciando a pubblicare, a discutere, a presentare questa storia della CO2. È stato un percorso molto faticoso per arrivare alla COP21 a Parigi nel 2015, tutti i paesi del mondo hanno firmato che effettivamente il cambiamento climatico è dovuto a questo processo e che l'uomo ne è sicuramente parzialmente, se non del tutto, responsabile. Sono voluti quasi 50 anni di lotte politiche prima ancora che progressi scientifici. Troppo tempo,
ci ha messo troppo tempo, purtroppo, è facile dirlo a posteriori, ma se ci guardiamo indietro, se intervenivamo negli anni 70, beh, alcune cose non le potevamo fare. Devo dire la verità, pensandoci bene, negli anni 70-80 il petrolio era l'essenza dell'economia, il petrolio, il gas e il carbone, ma il silicio, da cui dipenderà la nostra salvezza, non c'era ancora, ce l'avevamo appena inventato, costava un pacco di soldi, il silicio meno costoso del petrolio è qualcosa che è accaduto 10 anni fa, ecco perché solamente oggi, finalmente, per la prima volta abbiamo una reale possibilità che l'economia si metta in moto e con la capacità di fare un vaccino in meno di un anno, vi ricordate, era impossibile, si è fatto, si mette in moto un processo che ti fa il sorpasso del solare, del fotovoltaico e dell'eolico non entro 30 anni. Ieri leggevo sul giornale che si sta estrapolando al 2027, talmente in crescita questo percorso, spinto da formidabili processi economici, che potrebbe darsi che entro il decennio noi avremo più energia rinnovabile di quella fossile. Detto 10 anni fa, ti ridevano in faccia, giustamente, perché non c'era il processo economico. Detto negli anni 70, era pura fantasia, perché non c'erano altre forme di energia, tranne il nucleare, che si incominciava a farsi un po' di strada, ma ha le sue complessità. Oggi si può fare questo discorso su dati di fatto tecnologici molto consistenti. Ripeto, l'accumulo è una grande sfida, ma anche il costo delle batterie sta scendendo esponenzialmente grazie alle automobili elettriche che tirano un'industria poderosa. E poi ci sono delle belle idee in corso di tipo meccanico sotto il mare, piuttosto che con compressione di gas fatta in un modo intelligente, che potrebbero aprire nuove strade in tempi rapidi. Una cosa che dovete realizzare è, uno dice, non so, sulla fusione nucleare lavoriamo dagli anni 50, sono passati 70 anni, ancora non siamo riusciti, ma faremo degli altri investimenti forse tra 30 anni. Ma sulle tecnologie per uscire dalla crisi climatica, non pensiate che sono 50 anni che ci lavoriamo, non è vero, ci stiamo lavorando da pochissimo tempo. Il silicio l'abbiamo scoperto per altri motivi, poi il fotovoltaico è cresciuto, sono arrivati gli incentivi da Cina all'industria e oggi abbiamo valori molto bassi di costo, ma sono pochi anni. Vengono a galla oggi, in questi anni, idee sugli accumulo rivoluzionari, autentici uova di Colombo. E uno dice, ma come mai escono adesso nel 2020? Perché prima nessun sistema industriale, nessun paese investiva veramente tanto in ricerca sulla parte climatica, perché è stato tenuto per moltissimo tempo un problema di cui si poteva anche parlare poco. Adesso che ci sta cadendo il cielo sulla testa, no? Perché, come vuoi chiamarlo, le condizioni estreme climatiche purtroppo ci fanno cascare il cielo sulla testa, ci accorgiamo che non abbiamo fatto abbastanza ricerca. Vengono a galla veramente quasi a livello quotidiano idee una più bella dell'altra, perché finalmente si è messo in moto il pensiero collettivo, industriale, tecnologico, che è quello che può fare la differenza fra una situazione in cui spazzolavamo sotto il tappeto la polvere e una molto sfidante, ma in cui si mette in moto la capacità della società moderna, che così come ha prodotto benessere e inquinamento di CO2, può continuare producendo ancora benessere, ma senza avere il costo dell'inquinamento dell'aria col gas serra. Se mettessimo un po' tutto assieme, insomma da quel che dici, possiamo capire che c'è speranza, ci sono delle risorse che stanno venendo fuori, ci sono delle opportunità da sfruttare. Occorre farlo con metodo, occorre farlo sapendo leggere la realtà, appunto questo è un po' il tema del tuo libro. Ecco, considerando quanto abbiamo detto prima, di quanto sia cruciale leggere la realtà in modo scientifico, leggere rigoroso, avvalendosi ad esempio delle simulazioni numeriche,
prevedere un sommo certo andamento, ma anche come dire, per dare una direzione, per consigliare una direzione a chi ha un potere decisionale. Beh, insomma, si può anche, insomma, oggi parliamo anche di qualcosa di più, ad esempio parliamo di intelligenza artificiale, di machine learning. Ecco, riguardo questo aspetto, riguardo allo sviluppo, insomma, di questa branca dell'informatica, intelligenza artificiale, analisi dati, big data, machine learning e quant'altro, che è esplosa anche questa negli ultimi 10 anni, si è impennata incredibilmente. Anche un po' per necessità, insomma, mi sembra di aver letto, avevo visto un grafico qualche tempo fa che mostrava la quantità di dati scambiata ogni anno ed impennata incredibile, cioè scambiamo quasi dei cluster interi ogni 8 anni, non so, incredibile. Ecco, che ruolo potrebbe giocare, insomma, questa tecnologia che sta emergendo? C'è chi dice che potrebbe essere molto cruciale, anche soltanto per veramente tenere a fuoco la realtà che abbiamo intorno a noi. Guardate, quando ho scritto il libro, ho affrontato questo problema basandomi sulle conoscenze e sulle evidenze degli ultimi anni. Devo dire che negli ultimi 5 giorni, da quando è uscito ChatGPT versione 4, non so, alcuni di voi sa di cosa sto sanno di cosa sto parlando, altri Io non lo no, sapevo. però diciamo, è il programma di intelligenza artificiale che interloquisce in qualsiasi lingua, italiano, in inglese, in modo estremamente efficace. La versione 4 è la versione appena messa in circolazione gratuitamente da questa ditta OpenAI, che è una ditta che fondò Musk e altri nel 2015, quindi ieri. E vi assicuro che è un'esperienza impressionante perché tanto ha una efficacia nel capire le domande e nel scrivere le risposte, che è veramente difficile non pensare di avere a che fare con un essere umano. Volete una lettera di raccomandazione? Ve la scrive in 3 secondi. Volete scrivere un articolo sul giornale? Non sto dicendo fare i tuoi articoli di ricerca sulla nascita delle stelle, ma non ci vorrà molto in più a renderlo. Rispetto ad oggi, capace di fare. Io ho fatto alcune domande molto dettagliate nel settore spaziale. Come minimo, aveva un database abbastanza dettagliato per arrivare fino in fondo al punto specifico che pensavo non potesse conoscere, non perché fosse un segreto, ma perché fra i miliardi di cose che ci sono, proprio quel dettaglio deve sapere, e lo sapeva. Poi faceva anche degli errori clamorosi, gli ho chiesto di dimostrare il teorema di Fermat, ma l'ha fatto in 3 righe, ovviamente sbagliando tutto quello che poteva sbagliare. Ma la prossima volta dirà che non si può dimostrare, perché ha imparato, perché gli ho spiegato che non si può dimostrare. Sono rimasto molto colpito. Allora, per dire che quello che c'è nel libro discute un'intelligenza artificiale imminente e diciamo che creerà molte opportunità, ma gigantesche sfide. Ecco. Credo che oggi l'imminenza, il futuro è già arrivato. Cioè, tutti noi, se vogliamo, questa sera, battendo ChatGPT, si va su un sito e si può interrogare questa macchina che vi assicuro, a me non ha fatto dormire per parecchie notti, ho dormito, ma nel senso che mi è rimasta impressa perché lo so che è sostanzialmente un'enorme quantità di algoritmi imitativi e che gestisce una gigantesca base di dati che contiene terabyte di informazioni. Lo so che non capisce quello che gli dico e non capisce quello che mi risponde, ma imita così bene i processi di interlocuzione e i processi semantici, che insomma, anche se è uno stupido imitatore, non è più così stupido come lo era qualche anno fa. È un imitatore con cui puoi svolgere una quantità grandissima di lavori normali, ecco, non dico scrivere un articolo scientifico, normali, che però mettono in discussione il lavoro di miliardi di persone.
e sta interagendo questa macchina con milioni e milioni di utenti in queste ore, in questi giorni, e sta beneficiando e imparando di quello che ciascuno di noi gli dà come correzione. C'è qualcosa di veramente impressionante che sta accadendo in queste ore. Ora, non voglio dirvi è la fine del mondo, sarei stupido a dire questo, però vi assicuro, quello di cui parliamo nel libro, i rischi dell'intelligenza artificiale, stanno diventando la realtà di una sfida di un'umanità capace di creare quel tipo di programmi e di algoritmi, ma non so fino a che punto capace di fare. Sono io. Sa che si è bloccato. Ecco, allora, vediamo di cerchiamo di riportarlo tra di noi. Sì, abbiamo perso il prof, il professore. Ma comunque adesso è stata bloccata l'intelligenza artificiale, mi sa di sì. Adesso cerchiamo di riportarlo in diretta. Poi ve lo solo dire che le domande le sto vedendo, sono tante, le sto tenendo per la fine. E comunque è bello che state comunque interagendo tanto. Ci sono molte domande riguardo l'energia, riguardo nucleare, geotermico, il ruolo dell'intelligenza artificiale che è stato appena menzionato, non andranno perso, avranno risposta. Intanto però cerchiamo di richiamare, vediamo se possiamo riportare il professore. Ecco, eccolo qua. Eccoci qua. Parlavamo di intelligenza artificiale, casca la linea. Mi ha bloccato, stai parlando troppo. Infatti c'è chi ha commentato, adesso vediamo, c'è chi ha commentato questo, è stato bloccato l'intelligenza artificiale. Allora, quindi per dire, la sfida di cui si parla nel libro sta avvenendo a un ritmo maggiore di quello che gli esperti ritenevano sarebbe avvenuto. E da una parte apre delle opportunità strepitose, ma dall'altra parte mette in discussione parti sostanziali della nostra organizzazione sociale. Non vuol dire che si andrà, cioè accadranno delle cose attualmente difficili da analizzare, ma quel tipo di problema di cui si parla, di sfida di cui si è parlato tanto ultimamente, si è affacciato, come se non bastasse la guerra con l'Ucraina, il cambiamento climatico, il Covid, l'influenza e la suocera, ecco, è arrivato anche OpenAI con ChatGPT, che sembra comportarsi come un essere umano. Ripeto, sembra, continuiamo a ripetercelo sempre, che sembra che alla fine la nostra intelligenza è capace di metterlo in difficoltà, di fargli, di verificare che fa degli errori, però invece che avere un banale pezzo di silicio, cominciamo ad avere qualche cosa con cui dobbiamo prendere le misure, perché non possiamo permetterci, ecco, parlavo di Asimov introdusse le 3+1 leggi della robotica, che in sintesi estrema sono: i robot devono rispettare l'uomo, e poi giunse la legge zero, che sostanzialmente dice: i robot devono rispettare l'uomo. L'ho fatto molto semplice, perché in realtà sono un pochino più elaborate, ma il concetto è quello. Bisogna creare e mantenere e assicurarsi che questa potentissima tecnologia sia usata ai fini di sostenere la società umana e non un'arma che possa creare grossi danni. Ecco, è una sfida enorme, ecco, fa parte delle sfide che la scienza contemporanea, delle opportunità e delle sfide che la scienza contemporanea ci mette davanti agli occhi. Tra l'altro, ecco, c'è qualcuno che ha chiesto
se c'è un link in cui provare questa chat, lo posso mettere. Ecco, guarda, qualcuno l'ha già interrogato e mi ha chiesto: mi parli di Roberto Battistone? E gli ho risposto: siccome non mi danno l'accesso a internet, non so chi sia. Che la risposta, diciamo, vedi, i suoi programmatori l'hanno messo con un internet vecchio di alcuni anni, non gli hanno permesso di accedere all'internet recente, gli impediscono di parlare di politica, gli impediscono fortunatamente di usare termini razzisti, di inneggiare agli estremismi del nazismo. L'hanno un po' sistemato, la versione 3 era molto più facilmente portabile su discussioni molto antipatiche. Questa, quando la porti in un ambiente, diciamo, fuori dal buon comportamento, dice: mi spiace, sono educato bene, non posso dirvi Ecco, niente. sono buona famiglia, Sono di ecco, buona famiglia, non posso. esatto. Ecco, qua ho messo il link per chi volesse provare, insomma, qua c'è il link openai.com, blog ChatGPT. Chi volesse fare questa esperienza, Attenzione che è molto addictive, esatto, attenzione. ecco, quindi si possono perdere le notti, come ho capito, ecco. No, quindi insomma, è grande risorsa, ma anche da maneggiare con cura, ecco. Grande E responsabilità, noi dobbiamo renderci grande conto responsabilità. cioè, ecco, forse questo è il punto fondamentale. Noi siamo responsabili del nostro destino, sia con il clima che con queste macchine intelligenti. Siamo noi responsabili, noi singoli individui, noi società, noi che prendiamo che votiamo per chi rappresenta certe scelte e certi indirizzi di futuro. Tutto questo è impregnato di scienza, è impregnato di tecnologia. Chi non sa leggere il linguaggio della natura è incapace di vivere in un mondo in cui la scienza ormai è come l'aria. Non possiamo farne a meno. Infatti, a volte si assiste a questo paradosso, cioè soprattutto io che faccio anche come volontaria così, divulgazione online, a volte trovi queste persone che per qualche ragione protestano contro la scienza, ma lo fanno da uno smartphone. Questo è incredibile, a volte lo trovo. Dico, vabbè, per coerenza dovresti spegnere lo smartphone che stai usando in questo momento, tra l'altro. Quello è un atto di fede che fanno in qualcosa che è poi lo stesso che va in cui, a cui sotto conto questi Sky, no, soprattutto. Senza dover per forza scomodare i vari negazionisti, però è qualcosa di sì, che ormai ci compenetra, ci siamo nati dentro e basti pensare ai nuovi nati che oggi riescono a usare, insomma, riescono a usare un tablet come, anzi, a volte spontaneamente vanno a prendere un libro, cioè fanno scorrere, no? Di come faceva il nostro DNA, e quindi è vitale, insomma, veramente leggere cosa sta attorno a noi, in termini scientifici e tecnologici, esatto. Ma Cuccioletto, insomma, ecco, ti chiedo, se guardassimo al futuro, no? Prima abbiamo menzionato le sfide enormi, innegabili, per nulla ovvie, scontate, e le risorse. E noi, in qualche modo, come specie umana, siamo un po' in entrambe le cose, siamo un po' il problema, ma anche la risorsa, se vogliamo. Pensiamo, ecco, abbiamo parlato di questa nuova opportunità dalle rinnovabili, di cui stiamo abbattendo i costi, nuove tecnologie nel campo. Pensiamo anche, l'hanno anche nominato tra le domande in chat, che adesso andrò a scorrere, del nucleare, da fissione e da fusione. Pensiamo alle tecnologie DAC, per rimozione appunto essenziale della CO2 atmosfera, e delle nuove economie associate. Mettendo tutti insieme problemi e risorse riguardo il clima, che visione hai? Sei più o meno ottimista? Come ne pensi? Allora, il problema ha molte sfaccettature. Noi siamo a livello di società, evidentemente abbiamo bisogno, per adattarci a un nuovo mondo di transizione di energia, di transizione di tecnologie, di un contesto, è difficile pensare che lo si possa fare senza nuove generazioni di nati nuovi in un nuovo contesto. E le generazioni prendono tempo, e l'educazione e la formazione prende tempo, ma noi non possiamo evitare di investire
informazione, educazione, quanti più risorse possibili per minimizzare le difficoltà di questa transizione, anche se ci rendiamo conto che ormai il ritmo del cambiamento è tale che persone che hanno 5-8 anni sono incapaci quasi di parlare con chi ha 5-8 anni di più o 5-8 anni di meno. La velocità è talmente veloce che i linguaggi stanno cambiando. È una sfida da questo punto di vista, ma non abbiamo alternative. Il progresso è anche questo, ed è sforzarsi con le minori perdite possibili, in modo il più morbido possibile, anche se in realtà morbido non potrà essere, di fare una transizione in cui ci siano nuove personaggi, nuove capacità, nuovi modi di pensare e di muoversi nelle potenti tecnologie del futuro. Però questo che richiede tempo, e per il problema climatico il tempo non ce l'abbiamo più. Per cui sulla questione climatica dobbiamo puntare su numeri grandissimi, scalabili, che solo l'economia industriale ci può garantire, e l'economia industriale si sposta solo sulla base di interesse economico. E l'economia industriale non è che una cosa bianca e nera, abbiamo chi andrà avanti per i prossimi 100 anni cercando di produrre petrolio, carbone e gas per motivi ovvi, ma c'è una parte dell'industria che per motivi di interesse altrettanto importanti e potenti sta spostando verso il silicio e verso l'eolico, e alla fine secondo me vinceranno i secondi per motivi economici, ma non perché sono più bravi o meno bravi, più intelligenti o meno intelligenti, per motivi economici. Quindi io penso che se la transizione avrà luogo, la misura in cui avrà luogo la transizione è anche per la migliore cultura e i migliori comportamenti della società, ma non nei tempi necessari per minimizzare il danno. Lì avrà un ruolo fondamentale, come per il vaccino, l'ho appena detto prima, lo ripeto, una transizione legata a nuove tecnologie. Per darvi un'idea di quanto è potente l'ingenuità umana, l'ingenuity nel senso inglese, no? L'intelligenza umana, vi racconto la storia degli antilaghi. Cos'è un antilago? Allora, come si fa energia idroelettrica? Si mette un lago ad alta quota, tipicamente una caduta di 500-700 metri di dislivello, e turbine vengono messe in moto dall'acqua che cade, si fa energia elettrica, si manda sulla rete o eventualmente quando si può si accumula. Il modo migliore per accumulare è ributtare su acqua sul lago e utilizzarla quando serve. L'idroelettrico è un sistema fantastico, però per esempio in Italia abbiamo fatto già tutti i laghi possibili e immaginabili, il margine di farne degli altri è veramente molto modesto. In Italia abbiamo il 17-20% dell'energia che viene dall'idroelettrico, se non ricordo male, è tanto, ma non sarà mai l'80%, è impossibile, non c'è abbastanza acqua, abbastanza laghi. E questo vale per molti altri paesi. Ecco, la Fraunhofer Institute nel 2015 ha inventato l'antilago. Cos'è l'antilago? Molto semplice, si prende una sfera di cemento armato vuota all'interno, con delle pareti molto spesse, 2 metri di spessore, un belle paretone, un diametro di 30 metri, quindi una cosa grande, ma non infinitamente gestibile, talmente pesante che se la lasci in acqua va a fondo. La fai andare giù a 700 metri di profondità sotto l'acqua. Ci attacchi una turbina da 70 atmosfere, tipo quelle che ci sono in fondo alle centrali idroelettriche. Quando la sfera è vuota, l'acqua che entra crea energia, cioè fa andare la turbina perché trova vuoto e riempie e crea e produce energia che mandi con un cavo a riva. Quando hai energia elettrica in eccesso, la fai andare in contrario, svuoti dell'acqua e lasci la sfera vuota. Sai quanto contiene una sfera come questa? 25 megawattora, 25 megawattora, perché acqua a 70 atmosfere, ma sotto, e quindi il vuoto gioca il ruolo dell'acqua, mentre il lago era 700 metri più in alto, e lì l'acqua gioca il ruolo della cosa. Questa idea, che sembra un'idea, costa poco, una sfera così costa dell'ordine di €1,5 milioni di euro, è stata inventata 5-6 anni fa, l'hanno testata sui fondi di alcuni laghi della Svizzera, l'hanno presentata a Dubai all'Expo del 21-22, del 2020, ed è un'idea geniale. Sì. Perché non l'hanno inventata 50 anni fa? Perché nessuno si è messo a fare abbastanza ricerca su questi temi, a grattarsi la testa e chiamare i menti giovani che pensano il nuovo e il futuro, e quindi l'hanno scoperta
adesso. È un esempio, è un esempio. E per dirvi quante potenzialità ci sono, e forse in questo l'intelligenza artificiale di cui parlavo prima ci può dare un enorme aiuto, perché ci fa magari rapidamente analizzare ipotesi, chissà quanti teoremi di matematica ci potrà aiutare a risolvere, chissà quanti esperimenti di fisica ci potrà aiutare a anticipare, cioè chissà quanto potente può essere l'aiuto, ma dobbiamo dirigerlo noi. Mai delegare a questi sistemi responsabilità tipiche dell'uomo, selezionare il personale di una ditta, decidere il tuo futuro, cosa fare e cosa non fare, farti analizzare come se fosse una psicanalista, non sono responsabilità da dare a un pezzo di plastica pieno di bit. Sì, assolutamente. So, mantenere il controllo, se vogliamo dire. Assolutamente. Mantenere il controllo è il nostro motto per i prossimi 50 anni. Esattamente. Guarda, la chat qua è piena di domande. Quindi, vedo che ha fatto molta, molta presa questa serata, questo argomento. Provo a selezionare qualcuno. Ad esempio, c'è Simona che chiede qualche dettaglio in più sulle tecnologie dati, immagino, chiede. Sì. Magari si è già detto, ma oltre alle foreste, cioè come si tira giù la CO2 dell'aria? Immagino come praticamente, come funziona questa tecnologia? La CO2 nell'aria, cioè, ci sono tanti modi. È un gioco di chimica e di fisica. Ma vi do un esempio per capire come è semplice. Prendete dell'acqua degassificata, quindi acqua che contiene, il cui gas è stato tolto fuori con qualche tecnica. L'acqua, sapete, contiene abbastanza ossigeno, altrimenti i pesci non potrebbero starci, ok? Ma l'acqua ama moltissimo la CO2. Se prendete dell'acqua degassificata, fate bubbolare atmosfera in questa acqua, il primo gas che si ferma perché gli piace stare nell'acqua è la CO2. Dopo, naturalmente, ce ne sta un tot grammi per metro cubo, quando si satura non ce ne sta più, però l'hai tolta dall'aria che ci è passata e quindi se tu poi la estrai con un opportuno processo puoi ricominciare. La CO2 si tira fuori con metodi come questi, ventilatori che fanno passare aria dentro processi chimici in cui la reazione chimica acchiappa la CO2. L'unico problema importante è che occorre spesso energia per fare avvenire queste reazioni, oppure per degassificare l'acqua che poi prende la CO2 occorre energia. È questo che rende una tonnellata di CO2 estratta dall'aria con queste tecniche, ve le ho accennate un paio, ma ce ne saranno almeno una decina, molto costosa, dell'ordine di 150-200 euro per tonnellata, quando l'industria della CO2 per la Coca-Cola e per l'acqua gassata la compra a 30-20-30 euro per tonnellata. Quindi siamo fuori di un fattore 7-8-9, quindi siamo molto lontani dalla CO2 industriale a questi prezzi. Certo che se avessimo l'energia che costa molto di meno, questo discorso sarebbe completamente da rivedere, va bene? Quindi la CO2 si tira fuori, ci sono anche delle tecniche molto più sofisticate, se volete divertirvi cercate la parola quinoni, i quinoni sono delle molecole particolarissime, chimiche, che sono polarizzabili elettricamente. Quando la si polarizza in un certo modo, chiappano la CO2 e quando la polarizza in senso opposto la lasciano andare. Sono delle molecole particolari, di chimica organica. Ecco, hanno fatto all'MIT negli ultimi anni degli studi interessantissimi di fare dei filtri a base di chinoni che fermano efficientemente la CO2 mentre l'aria passa, e poi invertono la polarizzazione e rimandano la CO2 in opportuni contenitori, poi ci si fa che cosa? Beh, delle tecniche la possono usare per produrre dei fuel, dei combustibili neutri dal punto di vista della CO2, perché si prende dall'aria la CO2 e quando si ribrucia si ributta nell'aria lo stesso, ma il percorso è neutro. Oppure, come fanno in un sistema che hanno messo in piedi in Islanda, la bloccano su dei polveri o dei sassolini in profondità su fondi di basalto, se non mi ricordo, cioè delle reazioni chimiche con acqua calda che li bloccano per sempre in miniera. E anzi, questo sistema che hanno fatto, di cui c'è l'impianto pilota in Islanda, cattura ogni anno 4.000 tonnellate di CO2. Domanda per il pubblico: è tanto o è poco? Risposta ve lo do subito.
corrisponde a 832 macchine in Europa all'anno in termini di produzione di CO2, un po' pochino, no? Bene, questo impianto pilota occupa mezzo ettaro, piccolino, no? Mezzo ettaro, 5.000 metri quadri. Sapete quanta foresta occorre per catturare 4.000 tonnellate di CO2 all'anno? Qualche cosa come 1.000 volte la superficie di mezzo ettaro. Perché? È ancora il teorema di cui dicevo prima, il processo di produzione di CO2 è un processo industriale. Per toglierla dall'atmosfera non bastano le piante, la natura, che ha l'efficienza caratteristica di un fantastico, poderoso, meraviglioso bosco, fatto però in un certo modo. Occorre l'industria anche per tirarla giù. E quindi si può tirare giù. Siamo ai primi passi, anche su questo non si fa abbastanza ricerca. Perché? Costa troppo, non c'è il mercato, non si sa come fare a far nascere un'industria. Ho capito, ma dobbiamo farlo e qualcuno deve prima o poi svegliarsi e ricordarsi che c'è anche la CO2 da tirare giù, altrimenti siamo condannati a secoli di situazione veramente insopportabile. Però si può fare, non è difficile, è energeticamente costoso. Il vantaggio però della CO2 che la prendi dall'aria è che ovunque ti metti sul pianeta, ciucci CO2 e ci fai quello che devi fare, non è di trasportarla. E poi ci sono modi anche più intelligenti di catturare la CO2. Se vai nel camino di una ciminiera, di un cementificio, la CO2 lì è concentratissima. In una ciminiera di una acciaieria, la CO2 è concentratissima, sei molto più efficace nel chiapparla, evidentemente. Io parlavo della CO2 nell'aria, che ce n'è poca, e quindi è un processo lento e faticoso, ma si può fare. Tra l'altro qua, ecco, guardavo anche altre domande. Ecco, c'è anche questa domanda riguardo sempre a fonti energetiche. C'è Paola che chiede cosa ne pensa del geotermico, quindi, e della fusione nucleare, insomma, che insomma, anche questo è un argomento molto caldo, molto attuale. Sì, la fusione nucleare, allora, incominciamo dal secondo. La fusione di cui si parla oggi, quella che è sui giornali di domani, insomma, o di stanotte, è la fusione inerziale fatta a Livermore, in cui si prendono svariati fasci di luce, di laser di altissima intensità, fatti sbattere contemporaneamente in tutte le direzioni attorno a una pallina, carica di materiale che è pronto a fondere se compresso a sufficienza. Le compressioni di cui si parlano non si ottengono con dei torchi, occorre comprimere in modo inerziale con una poderosissima botta di luce in tutte le direzioni e dagli, 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 stanno 30 anni che ci stanno lavorando con un sistema ipercomplicato. Sono riusciti a fare scoppiare una o due pelle, non so quante ne hanno fatte, in cui hanno prodotto più energia di quanto ne abbiano messa nei laser che hanno sparato. Piccolo dettaglio: il sistema è complicatissimo perché arriva una pelle, ti esplode, non è che puoi ne fare un'altra, devi ricalibrare, ricominciare. È complicatissimo, ci hanno messo tantissimo tempo ad arrivarci. Secondo, come esce questa energia? Sotto forma di gamma X neutroni, cioè particelle energetiche, che vanno a sbattere nell'assorbitore circostante. E che fanno? Lo scaldano. Quindi, come minimo, per cavare energia ordinata, per far andare un motore elettrico, una qualsiasi cosa, Carnot e l'entropia non perdonano. Se ho calore, l'energia meccanica che esce fuori sarà il 30%, il 35% quando siamo bravi. Per cui, se metto dentro una unità di energia, non posso produrne 1,1, perché poi il 70% che perdo mi fa andare in negativo. Devo fare almeno il doppio di energia per avere la speranza di poter trasformare. Ecco, siamo ancora lontani da questo. Hanno superato il valore di una quantità limitata. Piccolo dettaglio, un pellet, sapete quant'è in termini di joule, di kilowattora? Se non ricordo male, 22 kilowattora. Cioè, hanno fatto un guadagno? Sì, l'hanno fatto. Quanto? Non l'hanno detto, ma mi pare che sia meno di un fattore 2. Ma soprattutto stiamo parlando di una roba che, sfregandovi le mani abbastanza a lungo, sostanzialmente fate anche a casa vostra. Questo
questo per dire, viva la ricerca, ma dire che si è passata la soglia della ricerca illimitata, queste stupidaggini che sento raccontare, non può essere vero per i motivi che vi ho detto. E questa è la fissione. Sulla fusione, dico due parole, e su, questa è la fusione. Sulla fissione dico due parole, Zaporizza. Da quando in qua si fanno centrali nucleari che possono essere trasformate in armi di un paese contro un altro. Cioè, possiamo fare qualsiasi discussione, ma la concentrazione di del nucleare, del fissile nucleare, è talmente elevata che non può permettere di perderne il controllo neanche per mezz'ora. L'abbiamo visto a Chernobyl, l'abbiamo visto a Fukushima, cosa succede? Il calore fa esplodere tutto. Ha vari vantaggi l'energia nucleare, ma richiede un controllo garantito e accurato per decenni. Ogni tanto scoppia la guerra, non ci ha pensato nessuno, ma ce ne siamo accorti pesantemente che una simile concentrazione di energia può diventare ostaggio di logiche di combattimento. E già questo, chi ci garantisce che tra 50 anni, tra 70 anni, in Francia, chi lo sa cosa accadrà fra un secolo, in una società che sono in continua evoluzione come le nostre? E poi non ci serve il nucleare, abbiamo il solare che costa di meno del nucleare, cioè perché fare centrali che già oggi costano il 30, 35, 40% in più? Perché i numeri sono questi. Quando il solare nei prossimi anni continuerà a scendere e diventerà un quinto, un decimo di quello che costa oggi? Ditemi qual è il motivo. Lo spazio che serve, sapete un numero che di solito non si dice mai, quant'è il rapporto, quant'è l'energia solare, la potenza solare che arriva sulla Terra, la parte illuminata, sulla terraferma, lasciamo perdere il mare, rispetto all'energia che serve all'umanità per funzionare. La seconda, questa energia che serve, sono 17 terawatt. 17 terawatt è il totale di tutto il mondo. Sapete quanta energia butta il sole su quella parte di terra ferma in cui abitiamo, più o meno? 10.000 volte di più. 10.000 volte di più. Vuol dire che se noi prendiamo un decimillesimo con l'inefficienza, due decimillesimi, tre decimillesimi dell'energia solare, abbiamo risolto il problema energetico. E quindi ogni volta che vedete una superficie di 10.000 metri quadri, un ettaro, pensate che un paio di decimillesimi, due metri di quadri, possono raccogliere l'energia che corrisponde a un'attività industriale che copre quel tipo di superficie. Cioè, sono minuscole le superfici necessarie. In Francia hanno fatto alcune leggi recentemente intelligenti. Hanno dato ordine che tutti i parcheggi con più di 70 posti macchine debbano per legge essere ricoperti di fotovoltaico. Questa legge creerà 10.5 gigawatt di potenza rinnovabile fotovoltaica. 10.5 gigawatt sono 9 centrali nucleari francesi, le più grandi. Sono solo i parcheggi. Solo i parcheggi. Immaginatevi i capannoni nel Veneto. Ci sono 60.000 capannoni abbandonati in Veneto. Abbandonati. Li regalano, li vogliono dar via, non sanno che farsene. Immaginatevi quanta superficie di quei tetti totalmente inutili è disponibile per fare una cosa del genere. È un esempio fra tanti. Quindi perché andare a sostenere un'industria che è geopoliticamente dipendente, che è geopoliticamente rischiosa? Il problema dei rifiuti delle centrali non è ancora risolto. Sì, la quarta generazione, ma non ci siamo ancora, e quando arriverà vedremo. Perché arrampicarsi sul sesto grado quando ormai abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'energia rinnovabile a costo risibile rispetto alle altre forme di energia? Fossile? Il geotermico. Il geotermico lo amo la follia, ma sono 100 anni che l'abbiamo scoperto qua in Italia e facciamo ancora, mi pare, l'1 o 2%. Perché? Perché quando lo si va a fare
viene a galla che è più complicato di quanto sembra, perché quando uno va a scavare e a estrarre questi gas caldi per far andare turbine e altre cose, si portano indietro gas acidi di ogni genere, inquinanti, se era facile farlo, avremmo avuto la geotermica in Italia che sostituiva le centrali. Siamo fermi all'1%, al 2%. Oggi non è più tempo di soluzioni incerte. Servono soluzioni certe, scalabili, di 1.000, 1.000.000, 100 milioni di volte nel giro di pochi anni. E non ce ne sono tante. Ce ne sono poche. E dobbiamo andare su quelle, perché l'orologio del signor ragionier ambiente e ormai manca 5 minuti e mezzanotte, forse ne mancano 3, e quindi ragazzi diamoci una mossa. Infatti stavo dicendo questo, cioè in tutto questo discorso stai facendo batti sempre l'accento su ci servono tot %, perché abbiamo sempre a che fare con un ragioniere. Infatti quindi quello da lì non si scappa, il conto più o meno prima o poi ci viene presentato. È inutile girarci attorno, insomma. C'è anche un'altra domanda interessante. C'è Beniamino che chiede: non l'uomo, ma quanta CO2 abbiamo, per esempio, dai eventi naturali, ad esempio, eruzioni vulcaniche? Perché insomma, c'è anche questa, c'è anche chi si chiede, appunto, è vero, abbiamo questo innalzamento temperatura in questa imperfetta improvvisa. È vero, l'uomo è il maggior protagonista. Qual è il ruolo della natura, ad esempio? È comparabile o meno? Allora, adesso il numero a memoria non me lo ricordo, ma vi consiglio un bellissimo libro che si chiama How Bad Are Bananas? Quanto sono cattive le banane? E in italiano un titolo un pochino più complicato, ma in inglese è fantastico, perché How Bad Are Bananas? Subito ti immagina Banana Killer che ti viene addosso, ma in realtà il punto è quanto sono cattivi i prodotti dal punto di vista della produzione di CO2. E lo si applica a tutto, dalla banana al bicchiere d'acqua, su fino al pollo arrosto, i blue jeans, un viaggio in aereo, su fino ai vulcani, fino a... E allora succede che i vulcani fanno due cose: immettono nell'atmosfera polveri che momentaneamente possono alterare il clima in modo sostanziale, ma nel giro di qualche anno il Krakatoa, sappiate, che ha riportato il pianeta indietro di un grado per 3 anni e poi è tornato come prima. Cioè, un singolo fenomeno vulcanico può cambiare il pianeta, la temperatura del pianeta, l'ambiente del pianeta per un periodo, però non basta per fare una cosa perenne. Quindi in termini CO2, se non ricordo male, la cosa più dannosa sono gli incendi di grandi superfici in Australia, in Africa, le savane. Quei numeri lì sono numeri da capogiro. I vulcani ogni tanto fanno quello che fanno, ma tutto sommato sono rari. E quindi immediati. Quegli incendi, se non ricordo male, si vede anche il contributo durante l'estate, in quella simulazione che abbiamo visto prima. Si vede l'inverno contributo del riscaldamento, ad estate c'è un contributo anche degli incendi. Al sud della terra degli incendi. Quindi, se non ricordo mai, ma su quel libro sono tutti questi numeri calcolati, cercatelo, leggetelo, perché vi fa capire cose che intuitivamente magari non pensate. Io ho fatto il mio conto perché si può fare una cosa personalizzata. Ho fatto il mio conto per capire dove stavo in questa scala. Tenete conto che gli italiani, se non sbaglio, hanno 6 o 7 tonnellate di CO2 all'anno. Gli inglesi mi pare una di meno, perché fanno più energia elettrica con il nucleare, se non mi ricordo. E gli americani sono a 10 e in Qatar sono a 36. Ecco, tanto per darvi dei numeri di questo genere. Beh, se io guardo la mia personale, ho fatto 2 conti, è banale farlo, questi piccoli conti, vedo che sono a 12. Perché? Perché volo ogni tanto in aereo, ogni tanto in aereo. Bastano un paio di voli in aereo e sballate completamente questi conti. Quando qualcuno di voi mi diceva vado e vengo per 20 euro dall'Inghilterra, ho pensato, sei fortunato, però contemporaneamente quei 20 euro sono maledetti, perché stanno immettendo nell'atmosfera una quantità di CO2 pazzesca, perché è così. E quindi gli aeroplani, i voli aerei fanno sballare qualsiasi budget di CO2.
tenete conto che l'umanità, per rientrare nei valori, diciamo, accettabili, dovrà scendere intorno ai 4-4,5 tonnellate medie mondiali, e attualmente noi come Italia siamo sopra, i singoli individui sono anche talvolta molto sopra, ci sono interi paesi africani che sono sotto, ma non sempre la povertà equivale a un minore inquinamento di CO2, perché se tu bruci molta roba, di nuovo ti rimetti, anche se sei povero in canna, ma ti rimetti nella parte sbagliata della distribuzione, perché la CO2 e CO2 comunque sia prodotta naturalmente. Quindi i fenomeni naturali ci sono in sintesi estrema, ma non sono quelli dominanti. Quelli dominanti sono quelli, diciamo, artificiali. Prendete questo libro perché veramente merita. Grazie mille di nuovo. Tanto, ecco, ci sono molte persone che stanno anche ringraziando per la valanga di informazioni. C'è chi proprio ringrazia per molte cose che ho imparato questa sera. Sono anche argomenti veramente di grandissima attualità e impellenza, insomma. Ormai siamo, ecco, siamo ancora un centinaio dopo un'ora e mezza di chiacchierata. Non è affatto male, non è affatto male per niente. Direi, chiudo soltanto magari con un cappello finale, con una domanda così, ecco. Abbiamo a che fare con questo ragioniere, abbiamo questo conto da pagare. Voglio chiederti cosa ne pensi, insomma, possiamo, so, mettere un po' insieme, abbiamo questo contonto salato da pagare, possiamo prendere un po' di, in termini anche, pensiamo in termini energetici, un contributo di qua, un contributo, insomma, da questo solare che abbiamo appena imparato questa sera sta diventando sempre più conveniente, anche grazie alla ricerca che ha fatto comunque nell'ultimo decennio, ha galoppato in tal senso e l'ha reso, la sta rendendo sempre più accessibile. Abbiamo questo nucleare che, insomma, è promettente, ma insomma l'efficienza purtroppo è ancora indietro. Possiamo dire che comunque in qualche modo la direzione da prendere sarebbe quella non solo carbon free, ma anche molto diversificata. C'è in qualche modo ancora oggi bisogno del contributo da più fonti, penso solare, eolico, nucleare, tutti insieme. Allora, o pensi ci sia una sorgente che possa essere dominante? Come la vedi? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il sole non c'è dappertutto, c'è al centro del mondo, alle basse latitudini, e se vai al nord ovviamente c'è più vento che sole, tanto per farla semplice. Faccio un'osservazione. Quando vi dico che sulla terraferma batte sole 10.000 volte di potenza di più di quello che ci servirebbe, è un numero eccezionale che ci dice lì c'è praterie di energia che non aspettano altro di essere colte. Ed è vero, il deserto del Sahara ha una potenza buttata via e riflessa nello spazio che fa da capogiro, va bene? E tenete conto che la Terra non si scalda per l'energia che noi consumiamo, la Terra si scalda per il filtro che la CO2 fa nell'aria all'emissione infrarossa. Se noi consumassimo più energia ma avessimo meno CO2, staremmo bene uguali, perché la Terra è in equilibrio con lo spazio e irradia, l'irradiazione va con T alla quarta, la temperatura alla quarta, mi alzo di un grado, irradio molto di più. Ma se mi metto un effetto serra, il cellophane, intorno al mio pianeta, è chiaro che mi scaldo e muoio di caldo. Quindi non è la quantità di calore, ma è la capacità di buttarlo fuori che è in discussione. Okay? Quindi, invece il vento è delicato. Il vento intanto per il clima è fondamentale. I movimenti dei vortici nell'atmosfera sono essenziali per il clima, dico bene? Ecco, nell'atmosfera sappiate che la quantità di energia presente nell'atmosfera rispetto a quella che l'uomo potrebbe in teoria prendere per soddisfare le proprie esigenze non è 1 a 10.000, ma è 1 a 20, è il 5%. Per cui, attenzione a non andare a intaccare l'energia dell'atmosfera a livelli di qualche percento, non siamo ancora molto lontani, ma a livelli di qualche percento cambiamo il clima. Quando vediamo queste vallate californiane piene di pale, tutte belle, fotografie da mettere sui poster, sui muri,
Beh, sappiate che lì il vento entra, ma non esce. Quando siamo con le pale nel nord del mare del nord, venti furibondi, però se io porto via un gigawatt di energia, porto via un sacco di energia a quei venti furibondi che servono per girare il clima in un certo modo. Quindi attenzione all'eolico, che ha questo elemento di energia relativamente contenuta a disposizione rispetto a quella che potrebbe un giorno servire l'umanità. Col sole invece no. Quindi deve essere il fotovoltaico che la prende sul medio-lungo termine, l'abbrivio, perché non ci possiamo permettere di usare troppo vento. Alcuni posti sì, ma bisogna starci un po' attenti. Bisogna saperle queste cose, poi si fanno i calcoli, si ragiona, ma se pensiamo genericamente via l'eolico, io dico attenzione, pensiamoci anche a questi aspetti. Ora, il geotermico è poca roba, il nucleare ne abbiamo già parlato, tutto il resto è fossile. Potrebbe essere tutto il resto è noia, no, tutto il resto è fossile. E quindi sta storia della diversificazione, io faccio fatica. Poi di fatto avremo zone che ci hanno da bruciare certe cose, non lo so, ci saranno situazioni particolari, ma onestamente a noi servono poche idee scalabili, che costano poco, che funzionano e gestibili semplicemente. Se andiamo sulla fermentazione delle biomasse, tutte cose di cui si discute, sono numeri molto più piccoli, più complicati da gestire. Quindi sta storia della diversificazione, dico, se serve, quando serve e dove serve, ma in realtà la risposta nel nocciolo è semplice: fotovoltaico, in seconda battuta eolico, e il resto sono veramente dettagli, a meno che qualcuno mi dimostri il contrario. Ma se la pensate come una cosa da fare urgentemente, scalabile, a costi contenuti, giocando sul mercato che vuole un vantaggio economico, io non vedo questa grande diversificazione. Mi sbaglierò, ma mi sembra che le cose... Tenete conto che l'energia, l'uomo, ci è sempre inciampato addosso e ha preso la meno costosa che c'era. Nelle savane, paglia e pezzi di legno. Si arriva prima di Watt, il carbone serviva solo per fare le spade dei templari e per scaldare il cibo. Se ne usava poco. Poi arriva il Mr. Watt con la sua pentola a pressione ed è partito un utilizzo esponenziale. Prima carbone, poi per caso hanno trovato il petrolio che era usato come purga e come medicina per le artriti. Immaginatevi cosa voleva dire il petrolio quando non serviva. Poi hanno imparato a fare le trivelle intubate nei tubi, no? Che è ancora il metodo attuale di scavo. E a Titusville, in Texas, da un giorno all'altro è partito la rivoluzione del petrolio. Costava poco e via via via, petrolio, cherosene, benzina e via dicendo. E poi il nucleare è arrivato, molto più complicato, sofisticato, c'è di mezzo l'atomica e la guerra, una cosa molto particolare del nucleare, e mo siamo arrivati a queste cose che sono il silicio e l'eolico. Chiaramente il legno, il carbone, il petrolio, il gas non ne vogliamo più sentire parlare, anche se li useremo per un po', perché altrimenti non abbiamo l'energia a portata di mano. Però noi abbiamo sempre scelto nella storia dell'umanità l'energia più semplice e meno costosa che avevamo a disposizione. Il petrolio è stato a lungo troppo poco costoso per pensare ad altro. In America un litro di benzina costa di meno di un litro di acqua minerale. Ma ti rendi conto? Eppure è così. Perché? Perché l'acqua minerale la trasporti col camion che va a benzina e devi pagarci anche i copertoni e l'industria che fa il tappo e la plastica che lo contiene. Ma la benzina costa di meno della Coca-Cola, di meno del latte. A queste condizioni come vuoi cambiare l'economia? Invece siamo riusciti a fare il fotovoltaico e l'eolico che costa meno del petrolio, anche in America. Evviva! E adesso non facciamoci altri pensieri complicati, prendiamo la strada maestra e cerchiamo di mandare in pensione quanto prima, per motivi economici, il fossile. Esatto, un messaggio forte e chiaro, questo è arrivato a tutti.
Dunque, direi che di domande ce ne sono qualcuno. Penso che abbia coperto bene o male domande più per la maggiore. Cioè, ce ne sarebbe da rimanerci un'altra ora. In realtà, comunque, ci sono i vostri ringraziamenti. C'è chi ringrazia perché, come me, hai imparato veramente tanto. E non so, io vi ricordo innanzitutto, vi rimetto di nuovo il link al libro del professor Roberto Battiston, L'alfabeto della natura. Ecco, ve lo rimetto nei commenti. Potete trovare, c'è il link diretto allo store di Amazon. L'alfabeto della natura di Roberto Battiston, Edizioni Rizzoni. Mi raccomando, insomma, arricchite la vostra libreria, insomma, Natale, insomma, quindi è un ottimo periodo per rifarsi un po' la libreria con le nuove uscite. C'è anche libri di astronomia, mi raccomando, a parte. È bellissimo, è bellissimo, è Ecco, bellissimo. ascoltate il professor Battiston, che insomma, non lo sto dicendo io, non lo sto dicendo io, No, è io ho preso di veramente parte. un grande successo, complimenti. Grazie mille. Fate questa bella, due libri in una botta sola e non E solo. toglietevi il pensiero, toglietevi il E no, pensiero. via pensiero, non solo fate un bel figurone perché venire lì fa un bel figurone, ma insomma, con gli amici e tutto, anche insomma, imparerete. Spero di essere riuscito anche questo. Imparerete, insomma, vi regaleremo anche molte curiosità, che non fa mai male, assolutamente. Perfetto, insomma, diciamo, direi che insomma, siamo comunque là da 1:43, niente male. Che dire, allora io volevo innanzitutto ringraziarti ancora Roberto, è sempre, sempre bello averti qui. Non so se hai notato, quando parli io ti guardo, sembro rapito, ma lo sembro perché lo sono. Sì, Perché no, è no, per me è un veramente. piacere perché siete una comunità bellissima, veramente da quando vi ho incontrato e vi ho conosciuto sono molto ammirato di quello che fate e del fatto che riuscite a tenere assieme così tante persone dietro queste meravigliose questioni di carattere scientifico, astronomico, astrofisico, veramente Grazie, complimenti. vuol dire tutto per noi, penso veramente. Sono parole bellissime. Non so che altro che dire se non grazie, ma ti ringrazio anch'io perché comunque. Ogni serata, insomma, in compagnia tua, veramente qualcosa di. È un patrimonio, insomma, veramente qualcosa di. Come detto all'inizio, non c'è due senza tre, io direi che non c'è neanche c'è senza quattro, ma anche senza cinque. Quindi, insomma, le chiavi ce le hai, sai dove trovarci, ma poi Il comunque ci. prossimo parleremo di intelligenza artificiale, perché ho l'impressione che non ce ne liberiamo così Perfetto, allora sappiamo facilmente. già l'argomento della prossima live, intelligenza artificiale, anche. Tanto stasera saranno tutti su ChatGPT, tutti a passare la notte, non che fare, non so già. Va bene. Perfetto, allora, io vi auguro a tutti voi, vi ringrazio innanzitutto per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima, quelle dirette qua non mancano, ne abbiamo a varietà, e una buona notte e sempre cieli sereni a tutti.